Il gruppo archeologico Cadorino aveva fatto una sorta di prova generale lo scorso anno, visto il successo, oltre 200 i partecipanti, con Catubrium quest'anno ha fatto le cose in grande. Il nostro vicepresidente, che fino a un mese fa era solamente un socio, adesso vicepresidente, è Fabrizio Olivotto, che fa proprio parte di questo gruppo che è la Legio Sesta Ferrata. E quindi questo ha creato una situazione di amicizia e anche di conoscenza e anche di apprezzamento, perché è un gruppo che è fatto da professionisti, non sono dei figuranti. E inoltre sono affascinati da questo ambiente, dove i romani in effetti sono stati 2000 anni fa, e quindi tutto questo ci ha convinto a fare questo sforzo anche organizzativo, perché in realtà sono mesi che ci andiamo dietro. Chi verrà domani all'Agole di Calalzo di Cadore tra le 10 e le 19? Che cosa incontrerà? Troveranno una situazione che in qualche modo rappresenta quello che poteva essere la realtà di circa 2000 anni fa, con la vita da campo che verrà illustrata ai visitatori in tutte le sue fasi, le tende, l'attrezzatura, i vestiti, il modo in cui si fa da mangiare, perché ci sono sia dei legionari sia la parte civile, cioè sono delle donne e ci sono anche dei bambini. E poi faremo tre eventi a cui parteciperà l'intero gruppo, che è formato da una quarantina di persone. E poi ci saranno delle didattiche dove uno o due persone intratterranno sia adulti che bambini su dei temi specifici, che possono essere la tessitura, la religione, la numismatica. Ci sono circa una quindicina di temi, di approfondimenti che riguardano i vari aspetti della vita della Roma di 2000 anni fa. Informazione di servizio. Si consiglia di parcheggiare in zona stazione, perché la strada di accesso all'Agole sarà solo pedonale.